Benvenuti e bentornati sul canale di Vivere il Camper. Ciao. Adesso un ultimo video, le conclusioni del viaggio estate 2021. Marilena, possiamo fare un bilancio, sì, di questo, un bilancio di questo un mese sì sì sì, un mese di viaggio che ci ha arricchito tantissimo, ci ha riempito d'arte, ci ha riempito di cultura, di spiritualità, anche perché alcune cose le abbiamo volute tenere per noi. Esatto. E non abbiamo voluto pubblicarle proprio perché erano momenti particolari. Esatto, per esempio siamo stati a Cascia, sì, a visitare il santuario di Santa Rita. Santa Rita, sì. Poi siamo stati a Frascati. E qui vi raccomando, se potete, andate a mangiare al panificio Ceralli, che è un antico panificio con 100 anni di storia, un panificio a legna, con forno a legna. E che poi ha allargato, diciamo, la sua produzione, insomma la cucina è ottima. E poi per andateci. I camperisti il parcheggio è presso la stazione ferroviaria. Esatto, il metro parcheggio tranquillo, dove noi abbiamo anche pernottato, con 5 euro 24 ore si può parcheggiare tranquillamente a Frascati. Sì, tra l'altro anche la comodità che si può telepass. Per chi ha il telepass ha ancora, esatto, una comodità in più. C'è questa comodità. E poi dove siamo stati? Siamo stati al lago di Bo. Anche. Lago di Bolsena, bellissimo, esatto. Siamo stati alla sosta camper San Magno con il mitico Sandro, che salutiamo e ringraziamo. Lo salutiamo, che la sera ci deliziava con il suo sax, esatto, che suonava per noi. Esatto, lì abbiamo fatto anche un bellissimo bagno, essendo noi siciliani e abituati quindi al mare, abbiamo fatto questa esperienza del bagno sul lago. Bella, positiva. Perché è una sensazione bellissima, uscire dal lago, sì, senza, sì, la sessedine. È una bellissima sensazione. Tra l'altro il lago di Bolsena è di origine vulcanica, quindi l'acqua particolarmente fresca, insomma bello, sì, dai. Poi siamo saliti a Campo Tosto, quota 1400 metri, lì non abbiamo voluto documentare perché eravamo in mezzo alla natura, quindi sì, una settimana di pieno relax al fresco, sì, e in compagnia del grandissimo, e saluto Franco. Franco il Montanaro. Franco il Montanaro, siamo stati ormai con lui sta una settimana, abbiamo trascorso una settimana di relax e di frescura, sì, sì, dato che qui in Sicilia ci arrivavano notizie di 38-40 gradi, noi anche stavamo più sui 14-16 gradi, esatto, quindi è stato abbiamo fatto una bellissimo settimana anche a Campo Tosto, che consigliamo, ottima tappa, bellissimo posto. E infatti. E poi siamo stati, vabbè, dopo Villa d'Este, dove appunto abbiamo pubblicato il video, abbiamo fatto una puntatina a Roma. A Roma, perché era doveroso tirare la monetina. Alla Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, una visitina molto veloce, sì, e rapida. Esatto. E poi niente. E poi adesso siamo rientrati in Sicilia. Siamo rientrati in Sicilia, però io volevo salutare Gennarino. Certo. Gennarino dell'area sosta di Fardella. Con il vice sindaco Antonietta, che ci hanno accolti in una, bellissimo, maniera fantastica. Andateci se passate. Volevamo da lì ricordare veramente anche loro in questo video conclusivo. Sì. E adesso, dopo essere sbarcati da Villa San Giovanni per Messina, siamo in Sicilia. E questo ultimo video lo andremo a realizzare concludere. E a concludere con il mitico Tonino Cavaleri presso la sua area sosta, con i suoi soci Claudio Corvitto e Mimmo Marino, e lì faremo i saluti finali. Ci andiamo a rilassare un po', esatto, in compagnia di Tonino, che è un nostro caro amico da tantissimi anni, e non potremo concludere al meglio questa nostra avventura. Faremo questi ultimi giorni di vacanza presso l'area sosta di Oleandri, quindi ci vediamo più tardi con Tonino Cavaleri per i saluti finali. A dopo, ciao, ciao a tutti. Ok, quindi come annunciato poco fa, eccoci qui nell'area sosta Oleandri, via Salvo d'Acquisto a Licata, con il mitico Tonino Cavaleri. Salutiamo quindi con Tonino, dopo aver viaggiato per l'Italia, e quindi questo viaggio estate 2021 si conclude qui presso l'area sosta Oleandri. Tonino, volevamo sapere il bilancio
di quest'estate con i tuoi clienti camperisti? No, no, sì, no, sì, il club è andato tutto bene, tutto insomma, bene. La grande possiamo dire, tutta presenza costante e continua. Sono venuti da... Sono da tutte le parti, come sempre, tutta Italia e le famiglie. Sì. Rispetto all'inverno che vengono i pensionati, abbiamo avuto tante prenotazioni, rotazioni, progetti, ampliamenti. Sì, 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 tutto diciamo... Quindi ecco, un bilancio abbastanza positivo. Noi abbiamo trascorso gli ultimi 2-3 giorni qui, non poteva mancare questa sosta, perché noi diciamo sempre che qui in questa area si è come in una grande famiglia. Tonino, Mimmo, Claudio, i gestori di quest'area sono veramente eccezionali, quindi venite qui a Licata perché troverete accoglienza e come sempre, felicità, insomma, si sta sempre bene tutti insieme. Quindi Tonino, noi ti volevo dire, l'ultimo video che avevamo fatto in inverno avevamo raggiunto i 500 iscritti, adesso siamo a più di 800. Volevo ringraziare una tua camperista, la 800esima iscritta, Roberta, che era qui con noi, che si è iscritta e abbiamo raggiunto 800 iscritti, quindi invito tutti gli amici che ci seguono di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Mi raccomando. Ciao. Tonino, ci vediamo per l'inverno, ci vediamo per ottobre, in giro per la Sicilia. Quindi seguiteci perché ci saranno video in giro per la Sicilia. Grazie a tutti e a presto. Ciao a tutti, ciao.